Allora, benvenuti alla seconda puntata di Populus. Seconda puntata di questa avventura Davvero? durata più di un mese, Assolutamente sì. e una settimana. Assolutamente sì. Sì. Quindi abbiamo terminato la prima puntata, che eravamo a casa di Pietro, Mara e la loro famiglia. Sì. Proseguiamo da qua. Loro ci consigliano di andare a vedere questo paese, Rasiglia. Rasiglia, sì, che è il paese degli uscelli, il paese sì, proprio degli Dei uscelli, dei torrenti, sì. torrenti. Bellissimo, anche lì sembra un presepe con tutta l'acqua che corre Sì. dappertutto, davvero affascinante, molto molto fredda. Tra l'altro io ho una foto del tuo piede che è tutto viola, lì perso l'arto, mi ricordo. Spettacolare. Facciamo un giro, è un posto incantevole, molto turistico, quindi è molto Turistico. conosciuto. Facciamo le foto di rito per i nostri amici, appunto Pietro e Mara, per raccontare questa esperienza. E pian pianino, vista l'ora, ci organizziamo anche per andare a cercare il nostro cottage Beh. immerso nella Val Castoriana, giusto, Elena? Sì, infatti mi ricordo che abbiamo girato un po' le colline, si cercava un po', ma qua cosa dici? No, qua è troppo aperto, non hai Qua riparato, c'è una qua, casa, così, andiamo a ok, chiedere, guardiamo, non c'è esatto. nessuno. Siamo persi, ma qua non si esce più. Allora, chiacchiera, fai. Che abbiamo trovato anche a Kurashi, Kurashi, vero, è Kurashi, che è quel vero, paese che l'uomo ci ha raccontato perché è vero. si Sì, chiama il Kurashi. fioretto là, sì, Abbiamo certo. chiesto informazioni su dove trovare dell'acqua per riempire i nostri boccioni. Perdenti. E praticamente lui ci ha raccontato, ha detto no, perché Kurashi qui Prendete è da lì un... l'acqua perché si chiama appunto Kurashi proprio perché la gente andava a curarsi le malattie della pelle, quindi è Un'acqua ancora curativa. un'acqua sanissima e da lì abbiamo fatto curativa, abbiamo preso, ma ci siamo curati, guarda che roba. Che belli che Maria, siamo. dovremmo tornare, stiamo già un po'. No, ci È sta. buono. Ci ha fatto bene, ci ha raccontato Sì. anche lui un po' la sua storia, che dopo vedrete nel video e nelle foto che aggiungeremo appunto alla nostra seconda puntata. Sarà molto ricca di video, molto di foto, perché lì siamo andati giù pesanti, perché E ce ne Populus, abbiamo così tante da far vedere che ci assolutamente sì. pareva un peccato non mostrarle. Partiamo, andiamo su per questa Val Castoriana, arriviamo su e troviamo questo posto. Ah sì, che esatto, che c'era questa vallata, che però c'era una casa. E lì abbiamo anche suonato il campanello della Tu sei andata a casa, suonare sì, il campanello. perché non si riusciva a capire se la proprietà era proprietà privata, se era della Casa in casa, mezzo a se sta era un valle. bosco di nessuno che ci si poteva stare, quindi per educazione, Il suona il nostro campanello scherzo. per vedere se si poteva stare lì in parte, che era un posto perfetto, questo boschettino che poi dava sulla vallata delle Balle di Fieno. Mamma mia, che Lì, meraviglia. bellissimo, non risponde nessuno, E noi decidiamo, ci accampiamo. accampiamo lì, ci mettiamo lì. Perfetti, belli come il sole, iniziamo a fare le nostre foto, i nostri racconti, i nostri computer, tavolino, Sì. sedie, fuochi e tutto quanto il populus in massima attività. Ovviamente cosa succede? Crack! Arriva un Arriva. gippone, giusto sulla stradina dove noi avevamo campeggiato, giusto? Chiaramente noi ormai quasi abituati a questa situazione qua, arriva il tipo, non scende dalla macchina, io vado incontro, dico: scusi, ci siamo messi qua, non sapevamo. E lui, felicissimo, ha detto: ma ragazzi, ma voi rimanete qua, state qua tranquilli, che è un posto meraviglioso. Se volete potete dormire qui e vi auguro di stare. Sì, lui ha detto l'unica cosa è che non sporcate. Assolutamente Questo no. è il campo di suo È fratello, ha detto questa vero, è la proprietà di mio fratello, ma va benissimo vero. se Basta state non pure qua se non sporcare, sporcate. certo. Insomma, siamo rimasti lì, Quindi. abbiamo fatto la notte. Elena chiaramente un po' con due cuori perché abbiamo visto vicino alla macchina, scoperto poi dopo nella zona di Matera che ci hanno fatto vedere cos'erano, Sì. abbiamo visto gli escrementi Dell'orso. dell'orso, era lì in parte alla macchina e abbiamo detto: bah, insomma, cos'è sta roba qua? Sicuramente sarà un capriolo. Ho Qualcosa. dovuto dire così perché sennò Elena chiaramente dormiva sulla nonna, neanche sulla macchina, giusto? Meraviglioso, lì siamo stati lì una notte, abbiamo mangiato, abbiamo dormito, abbiamo fatto le foto di notte, una stellata Bello. incredibile. Bello. Quindi questo appunto è stato un punto di passaggio dove chiaramente poi il giorno dopo decidiamo di partire Ah e di sì. affrontare la parte più dentro, quindi nel mondo dell'Umbria, e quindi abbiamo puntato la macchina verso Norcia. Ah sì, Verso direzione Norcia, sì, Norcia. Norcia, abbiamo passato
vari paesi, purtroppo toccati fortemente, ancora molto presente, quindi Amatrice e via dicendo, Castelluccio, tutto chiuso. Sì. Castelluccio di Norcia non c'è più perché ci sono questi container dove loro si sono, i commercianti un po' arrabattati di cercare di vendere i loro prodotti, tra l'altro le lenticchie che non abbiamo comprato, ovviamente. Torneremo perché per tornare apposta. Quindi abbiamo fatto un giro per Castelluccio di Norcia, abbiamo visto la valle fiorita. Che era appena finita di fiorire, però ci siamo segnati la data dove bisogna andare. Siamo riusciti comunque a fare un bellissimo scorcio, anche perché abbiamo trovato giornate meravigliose. Sì. Passiamo appunto per... arriviamo a Norcia. A Norcia, anche lei segnata ovviamente, è ancora rimasta così perché poi ci sono anche i cartelloni che dicevano... Sì, infatti abbiamo cercato anche lì a Norcia un posto dove dormire, ma non si riusciva a trovare... Non ce la sentivamo di rimanere lì, sentivamo un'aria veramente molto, molto, molto intensa, molto forte, la gente era probabilmente senza energie, senza niente, erano lì proprio... non ci è piaciuto, vabbè, comunque, proseguendo, andiamo su e qua, ta-da, qua inizia davvero un super film, ti ricordi? Andiamo su, andiamo su per queste stradine. A un certo punto una strada molto molto piccola ci porta davanti a un paese che si chiama Abeto. Sì. Che chi ci segue avrà visto anche il video di questa signora che adesso vi racconteremo. Arriviamo a questo paese, arriviamo con la macchina e diciamo, ah, che bel posto qui, vero Elena? Mi sembra un bel posto molto isolato, secondo me. Perfetto, fontana d'acqua, chiaramente acqua splendida e buonissima e naturale. Secondo me è buono parcheggiare qui. Elena dice, ma però questo paese mi sembra un po' strano, perché, ripeto, questo presepe, che è un aggettivo che ripeterò spesso, perché mi davano proprio questa impressione, queste vallate, questi paesi che sembravano davvero proprio dei presepi inseriti nella valle. Arriviamo lì, guardiamo questo paese, ci facciamo una passeggiata e ci accorgiamo, Elena, che il paese è disabitato. Non c'è nessuno. Chiaramente è disabitato perché purtroppo è stato colpito fortemente anche questo dal terremoto. Però è rimasto un paese, possiamo dirlo, un paese fantasma, anche se non è un termine magari molto allegro, però... No. È un paese fantasma, c'erano ancora le cose appese, ti ricordi? Proprio ancora le... Vestiti, indumenti appesi, cioè, garage aperto con una macchina polverata dentro. Con un pezzo di roccia caduto sopra, quindi veramente un paese affascinante, molto, però è stata un'esperienza molto, molto cruda, molto forte. Sì. Cosa facciamo? Lì c'è un'altra stradina, prendiamo la macchina. E tu avevi visto cimitero perché era una buona opzione sempre. Buona zona. Un cimitero, una chiesa che hanno sempre uno spiazzale davanti, un parcheggio, è sempre abbastanza tranquilla come zona. Ho detto, dai Elena, fatto il piano andiamo d'acqua, a vedere lì, prendiamo la macchina, andiamo su, arriviamo su, facciamo una curva, due, stiamo parlando di stradine che la macchina non è che ci passava, arriviamo su così, a un certo punto becchiamo l'unica casa staccata dal paese, e cioè, fermiamo la macchina, la strada finisce, c'è una casa e c'è una signora che sta bagnando il fiore, l'orto. No? Fermiamo la macchina e Elena mi dice, Simo, scendo io, chiediamo se possiamo stare qui, se possiamo dormire in questa zona, no? Vai. Allora gli chiedo, la signora, buongiorno, è che noi vorremmo un posto dove fermarci. Per dormire. Per dormire, lei. Sì, per dormire qui. Dormite, ma non no. Non ci stanno più gli alberghi no, qua. Non c'è... No, gli ho detto, signora, dormiamo in auto. In auto, ma come? Allora faccio vedere, guarda, apriamo il bagagliaio della macchina, guarda quella... Madonna, ma mettetevi qua, mettetevi sul dove volete, campo. Venite a casa, cioè non so, lei proprio meravigliosa. Cioè non stupiti come dire, ma da dove arrivano questi? No. Uno stupore curioso, con sorriso. Come posso aiutarli questi qua, lei dice. Mettetevi nel campo mio, state qua. E mi ha detto, guarda, abbiamo visto qui questo campo grande dove c'è anche in parte il cimitero, sì, là fate quello che volete, siete a casa vostra, là. Poi ci presenta il cane, perché era un cagnone grande come Rocco. Rocco. Un po' enorme. Un bel cagnone che all'inizio ci faceva un po' paura, ho detto ma aspetta che... Pian pianino. E invece poi lui veniva a trovarci continuamente. E dormiva lì con noi. Allora andiamo su questo campo, ci piazziamo con appunto il benestare di Rita.
E stiamo là così dopo tipo un'oretta, così. Sì, un'ora e mezza circa. Siamo lì piazzati e vediamo la testa di Rita con la badante Anna che si affacciano al campo. E vengono avanti un po' timorose. Noi stiamo lì così, vediamo questa situazione. Possiamo? Madonna! Campo vostro. Insomma, arriva avanti e vediamo che Rita ha in mano un piatto enorme così con un tovagliolo bianco sopra. Arriva, insomma, Rita, nel tempo che noi ci siamo piazzate con tutto il nostro tavolino tutto quanto nel suo campo, ha fatto il dolce. Ha fatto una ciambella paradisiaca. Sì. È venuta lì, ragazzi, se voi non vi offendete, se non vi disturbiamo, vi abbiamo preparato il dolce per la colazione di domani. Che metà naturalmente è già andata via subito, dopo appena lei è andata via, noi abbiamo detto va, domani che è buona, poi hai fatto con le uova sue, che ci ha portato belline. Il giorno dopo anche delle uova, ma che perché lei ci ha detto, ci fa, ma quanto state quanto volete ragazzi qua, avevano piacere anche di avere un po' di compagnia, loro sono gli unici, no sono in sei abitanti, sì sono sei abitanti, perché tre dichiarati, certo, ma loro non risultano, non risultano praticamente, fanno parte di una fazione un po' più staccata. Rita, suo marito Felice e la badante di Felice e Anna. E quindi loro sei sono gli unici rimasti, quindi e quando vedono qualcuno anche hanno piacere di chiacchierare, di fare. Allora è stata lei a proporsi e a dire, ah domani che se siete ancora qui che volete rimanere vi faccio fare un giro per Abetto. Ah, è vero, ha detto, vi farò, va bene, volentierissimo, e infatti è il video che abbiamo pubblicato, abbiamo messo sì, nella nostra pagina, ci ha fatto fare il tour di questo paese. L'emozione più forte secondo me Elena è stata, oltre ad avere lei come guida del paese, eravamo solo noi tre. Sì. Poi abbiamo incontrato un signore che stava facendo un po' di lavori dentro, sì, ma alla fine eravamo solo noi tre. È vero. Ci raccontava la storia di questo paese, di com'era nei tempi passati, prima chiaramente del terremoto. Era un paese molto vivo, dove aveva la scuola, aveva tutti gli alimentari, tutti i prodotti tipici del posto, ed era vissuto tantissimo. Adesso chiaramente non c'è più e rimarrà così perché è stato puntellato, perché non cada, ma non è possibile ricostruire un paese così, quindi no. Col tempo chiaramente poi comunque Abeto sparirà. Ah.